È stata approvata la legge regionale per la stabilizzazione degli operai idraulici forestali a tempo determinato. Tutte le comunità montane della regione, chiaramente la regione Campania, avevano questo precariato che si trascinava da circa 15-18 anni, quindi con la legge regionale si è posto fine a questa precarietà che ormai si trascinava da molti anni. E quindi è una notizia sicuramente Alla importante. notizia è molto Quanti anni importante. sono passati appunto dagli ultimi assunti della, in questo caso della comunità montana Vallo di Diano? Paradossalmente, io feci le ultime assunzioni, perché questi io sono la seconda volta che divento presidente della comunità montana Vallo di Diano, praticamente nel 2008, quindi praticamente sono 16 anni. Che si trascina questa cosa, ma è soprattutto un problema di dignità. Di dignità, e adesso sono stabilizzati, hanno un lavoro stabile, anche se momentaneamente non raggiungeranno le 312 giornate, sarà a step, questi saranno stabilizzati tutti in quest'anno, dovranno fare anche le 2 giornate, perché per essere stabilizzati dovranno fare 181 giornate. Adesso l'hanno fatto 179, provvederemo la settimana prossima a fare un provvedimento di giunta dove daremo mandato al responsabile del servizio, che dovrà riassumere questi operai, tutti e 60, 63 con esattezza, faranno le 2 giornate e saranno stabilizzati per il 2025. Chi non raggiungere le 182 giornate si potrà stabilizzare nel 2026. C'è anche bisogno di forze fresche, di un incremento delle unità, Presidente? Ma la cosa più importante adesso è lo sblocco del turnover, anche perché non si è potuto fare in questo momento, perché la spesa diciamo, è parametrata al 2023. Sicuramente avremo bisogno di personale, perché quello che abbiamo ormai è personale avanti con l'età, non posso più fare le funzioni che facevano prima, soprattutto l'antincendio. Adesso noi già ci rivolgiamo esternamente a un lavoro interinale. La nostra comunità montana assume 15, 16 con esattezza giovani durante il periodo estivo, con un progetto di lavoro interinale, una gara chiaramente, e dove noi assumiamo questi 16 persone che fanno fronte all'antincendio. Noi speriamo di poter mettere in organico questi 20 giovani, 20, 15, per rinnovare, ma soprattutto tenere forze fresche per gli eventi, diciamo, di calamità e soprattutto gli incendi durante il periodo estivo.